Io lo so che lo stavo aspettando perché il Get Ready With Me del sabato non manca mai. Meglio quasi mai, perché ci sono anche quei weekend in cui non ho voglia di fare niente, mi prende l'apatia e voglio stare a casa in pigiama e mangiare la pizza. Ma la maggior parte delle volte nel weekend, specialmente il sabato, ho voglia di vedermi carina e di fare un glow up per la serata. Devo andare a cena fuori insieme a Fede e un'altra coppia di nostri amici e quindi mi preparo con voi. Vado ad utilizzare per prima cosa il correttore di pupa, questo qui che mi va subito a neutralizzare le occhiaie e ad idratare il contorno occhi. E poi comincio prima di tutto con gli ombretti in modo tale che se cadono le polveri poi aggiusto tutto con correttore, cipria e fondotinta. Ora vado con questo micro pennello a fare tutte le sfumature e a contornare l'occhio proprio linea per linea. Con una matita waterproof tiro leggermente sulla palpebra di sopra e vado a disegnare questa parte qui. Piangere è prassi proprio durante questo processo. Faccio la stessa cosa di sotto. Fisso il tutto con un ombretto marrone in polvere, non cremoso, tipo quello che ho applicato prima sulla palpebra superiore. Poi vado a prendere questo colore grigietto un po' perlato, scarico il pennello. Con l'aiuto di un dischetto struccante vado a completare la sfumatura seguendo la naturale linea dell'occhio. Non verranno proprio mai uguali le due sfumature, ma di questo ne siamo già consapevoli. Già questa colorazione del fondotinta di Kylie mi sembra un po' più simile alla mia carnagione, sì. Dunque, proviamo lui, il mitico fondotinta di Kylie Cosmetics. Vediamo come rende sulla mia pelle. Raga, stupendo, vi giuro, cioè super leggero, luminoso e ne basta veramente pochissimo. Guardate, ho messo un pump di prodotto e ho ancora del prodotto sulla mano. In questo momento non trovo né il contour di Charlotte né quello di NYX, quindi utilizzo questo, che è l'unico che ho. È di Espresso, ma la consistenza è molto strana. Non l'ho mai utilizzato, ho paura di fare un pastrocchio. Direi che andiamo prima con le mani, ci aiutiamo con il pennello. Una volta scaldato qui sul palmo della mano, poi la stesura è facilissima sul viso, solo la colorazione credo sia un po' troppo calda per me adesso, ma ce lo facciamo andare bene. Vi dirò, forse per questa sera evito il blush, perché non lo so, non mi fa impazzire nei trucchi serali, e vado con un pennello di precisione a mettere la cipria e a fissare qui le zone in cui posso lucidarmi di più. Ora andiamo di spray fissante, utilizziamo questo qui di Charlotte, che raga, pazzesco, cioè come vi uniforma questo il trucco? Non vi uniforma nulla, cioè proprio la vita vi uniforma questo spray fissante. È arrivato il momento di far arrivare le nostre ciglia fino al cielo, proprio in alto, più in alto che puoi. Se non vi sporcate non state mettendo il mascara in maniera corretta, c'è proprio qualcosa che non va. Proprio scientificamente provato, per mettere bene il mascara dovete sporcarvi. Andiamo a colorare il primer e a rendere le ciglia nere. Magari poi se evitate di prendere un mascara che sia già seccato come il mio perché è aperto da troppo tempo, magari l'effetto viene ancora più bello, ma già così. Sulle labbra mettiamo lei, la matita per le labbra di MAC. E riempiamo con il glossino di Bobbi Brown, anche se avrei voluto riempire tipo con il suo rossetto abbinato, ma avendo le labbra troppo secche preferisco tipo i gloss perché mi vanno a idratare di più le labbra. Per l'outfit, come al solito, parte 2. Del Get Ready With Me, adesso scegliamo l'outfit. Avevo pensato questo vestito qui, che in realtà è abbastanza pesante perché è un tessuto doppio molto pesante, quindi se non lo metto adesso non lo metterò mai più. È abbastanza carino, secondo me, con gli accessori giusti ci sta anche per l'occasione. Ci vado a mettere questa collanina oro che è molto molto raffinata. Me l'ha portata mamma dal negozio, mi sono innamorata. L'anello che mi hanno regalato i miei genitori al 18°. Orecchini questi qui a goccia, sempre dorati ovviamente perché sto mettendo tutto dorato. I capelli li lascio lisci perché non mi va di stressarli con piastre, phon, eccetera, quindi li lascio così, al naturale. Più o meno stanno bene, li avevo asciugati bene con phon e spazzola, quindi già stanno bene. Ci vado poi a mettere le décolleté, queste qui nude, perché secondo me sono più raffinate rispetto a una scarpa nera, forse ci sta meglio nude. Decisamente sì, mi piace, allunga la figura. Bello, questo vestito l'ho in realtà rivalutato perché sono nell'armadio da mesi e non l'ho mai messo. Sopra poi ci vado a mettere la giacca di papà perché è più over, è fatta meglio e mi piace di più. Ci abbino poi la Miss Dior che ci sta da Dio con tutti gli accessori dorati secondo me. Completiamo il tutto con una spruzzata abbondante di Miss Dior Rose and Rose che raga, questo è pazzesco. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi mando un bacio e ora scappo a cena.